Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Webinar, la nuova piattaforma su APE della Regione Sardegna per l'invio e la gestione telematica delle pratiche per le attività produttive e l'edilizia. Sono Paola Pirani di Forma SPA e vi introdurrò brevemente in questo evento di oggi. Do il benvenuto anche ai relatori che saranno oggi con noi, l'ingegner Giovanni Coino, docente dell'Università di Cagliari e consulente giuridico di ANCI Sardegna per il progetto su APE, e la dottoressa Caterina Lelli, project manager della nuova piattaforma su APE, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, in questo webinar tratteremo della nuova piattaforma su APE ed è svolto con il supporto del coordinamento su APE della Regione Sardegna, fa parte dell'ambito PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto affidato a Farm SPA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto si sono svolti diversi seminari e diversi webinar, dalle tematiche che vanno dalla conferenza dei servizi, la SCIA, la modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, impresa, edilizia, ambiente, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici. Tutti questi eventi li potete trovare tranquillamente nella pagina eventipa.formex.it al nodo 17455. Avrete proprio il riassunto e tutti i titoli che si sono svolti dei webinar e seminari che si sono svolti fino ad oggi. Sempre nell'ambito di questo progetto vi do qualche numero, numeri aggiornati all'ottobre del 2018 dei partecipanti ai seminari e ai webinar. E i partecipanti ai nostri seminari sono stati 4.435 su tutto il territorio nazionale, mentre 4.875 per quanto riguarda i webinar. Abbiamo fatto anche uno studio per vedere come si sono dislocate sulle diverse regioni, che potete vedere in queste slide che poi troverete nella pagina di eventi alla quale vi siete iscritti, e abbiamo visto anche quali sono gli enti maggiormente rappresentati in questi, in, dai, nei nostri, dei partecipanti dei nostri seminari e delle nostre attività formative. Nell'ambito sempre di questo progetto è nata Rete Italia Semplice. Potete andare all'indirizzo http://rete.italiasemplice.gov.it e lì troverete questa piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, che è dedicata allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez SPA nell'ambito del progetto PON Governance, Progetti Delivery Unit e Supporto all'Operatività della Riforma. Per accedere basta cliccare su appunto Accedi con le stesse credenziali di FP Out e potete partecipare anche alle tre aree di lavoro: la modulistica standardizzata e semplificata, SUAP e Rete Italia Semplice. Per poter partecipare basta cliccare su Partecipa. Al primo accesso si è iscritti automaticamente all'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per partecipare alle altre aree di lavoro, appunto, occorre cliccare su Partecipa. Questa piattaforma offre diversi strumenti e servizi per tutti voi, come guide FAQ, chiedi al help desk e poi fa un riassunto di tutti gli appuntamenti che vi possono interessare. Andiamo all'incontro di oggi. Questo webinar è rivolto al personale apicale e al personale con adeguate competenze informatiche dei SUAPE, degli enti terzi della Sardegna, ma è aperto anche a tutti quanti che sono interessati a questi temi. Ci sarà appunto questa breve accoglienza, poi passerò la parola all'ingegner Giovanni Coino, ci sarà poi l'intervento della dottoressa Caterina Lelli e alla fine, nell'ultima parte, ci sarà il tempo per poter rispondere alle vostre domande che potete scrivere nella chat. Di cosa parleremo oggi? Parleremo delle possibili conseguenze giuridiche dell'erroneo accreditamento dell'ente e il riparto delle responsabilità, parleremo del nuovo concetto di endoprocedimento a livello informatico e tutte le possibili personalizzazioni e le differenze rispetto al vecchio sistema. È molto importante che potete utilizzare la chat per il supporto e per scrivere tutte le vostre domande. Le vostre domande saranno poi riportate ai relatori per l'ultima parte dell'intervento. Non mi resta da dire che, come al solito, come tutti i nostri webinar e seminari, troverete la registrazione nella pagina alla quale vi siete iscritti, cioè il nodo 177742, e troverete anche dopo l'evento le slide dei relatori. Prima di passare la parola al nostro Giovanni Coino, volevo solamente dire che per quanto riguarda l'attestato di iscrizione occorre seguire il webinar almeno per il 20% del tempo e alle persone che risultano iscritte.
A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro e lasciare la parola a Giovanni Coino. Buon lavoro. Eccoci, buongiorno a tutti. Io per prima cosa voglio restituire i titoli a di chi sono di competenza. Non sono ingegnere, ringrazio per il conferimento sul campo. No, in realtà, come potete vedere dal titolo dell'intervento, della presentazione, sono giurista, mi occuperò un po' di qualche profilo giuridico generale, di quello che può succedere nel momento di una transizione, di un passaggio da un sistema ad un altro. Come ben sapete, il procedimento unico su APE è un procedimento molto complesso e quindi diventa complesso anche il passaggio da un sistema ad un altro, può diventare complesso. E quindi io dividerei, diciamo, questo breve intervento in due parti, una parte per così dire spaventativa, e una parte che cerca di rimediare al troppo spavento che non vi voglio causare. Partiamo da un principio generalissimo, che è quello dell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui gli uffici delle pubbliche amministrazioni sono organizzati secondo disposizioni di legge per garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. A questo principio costituzionale la giurisprudenza costante, ma anche la legislazione, ha ricollegato tutta una serie di effetti, di principi, di sub-principi, che sono quelli che tutti noi conosciamo e che possono essere riassunti, diciamo così, nel principio della efficienza e l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione. E questo vuol dire che la pubblica amministrazione deve perseguire le proprie attività e svolgere i propri compiti e le proprie funzioni cercando di arrecare il minor pregiudizio, di arrecare il minor pregiudizio nei confronti dei terzi. Ed è a tutela di questi terzi che è dedicata tutta un'altra complessa serie di principi del nostro ordinamento giuridico che prevede sostanzialmente una responsabilità giuridica, che vuol dire responsabilità penale, responsabilità civile, responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti di tutti i funzionari pubblici. E perché deve essere garantito ai terzi che entrano in contatto con la pubblica amministrazione la possibilità di essere tutelati nel caso in cui dal contatto, dai rapporti con la pubblica amministrazione possano derivare dei danni. Questo accade perché genericamente esiste un meccanismo che si chiama di solidarietà passiva, nel senso che quando il danno viene prodotto da un funzionario pubblico nell'esercizio della sua funzione, questa responsabilità eventualmente causata dal funzionario si estende anche alla sua pubblica amministrazione. Questo è il principio generale perché l'ordinamento vuole garantire i terzi, cioè vuole consentire che l'eventuale, diciamo così, debitore o chi lo ha danneggiato sia un soggetto solvibile. E siccome il povero funzionario, insomma, ha capacità limitate dal punto di vista del risarcimento eventuale del danno, che può essere invece anche molto notevole, normalmente l'amministrazione invece ha le spalle un po' più larghe e dovrebbe dare maggiore garanzia. Il problema è che poi, rispetto all'eventuale danno causato dal pubblico funzionario, mentre la pubblica amministrazione rimane solidalmente responsabile, poi l'amministrazione ha anche il dovere, l'obbligo giuridico di rivalersi nei confronti del proprio dipendente. E questo avviene normalmente nel caso di condanna definitiva, oppure in caso civile, quando esiste una responsabilità per danno, normalmente la pubblica amministrazione si rivale nei confronti dei propri dipendenti. Però ci sono una serie di altre regole che interrompono questo nesso di solidarietà e quindi ci sono dei casi in cui il danno causato dal funzionario pubblico nell'esercizio dei propri compiti non si trasferisce automaticamente alla pubblica amministrazione.
Queste interruzioni si verificano normalmente o quando il funzionario sta facendo una cosa che non c'entra veramente nulla con l'attività che invece l'amministrazione gli ha chiesto di svolgere, oppure quando il funzionario si rende colpevole di un illecito penale doloso. Ovviamente questi sono casi molto rari che trattiamo velocemente, ci passiamo sopra perché sicuramente non riguardano i casi che ci interessano. Però la cosa interessante è che il procedimento su APE, come dicevamo, è un procedimento molto complesso, che coinvolge un numero enorme di soggetti, tra gli interessati soprattutto, ma lato pubblica amministrazione, sapete quanti sono gli enti coinvolti, sia per le normali come dire, competenze delle singole amministrazioni che sono chiamate a rilasciare all'interno del procedimento su APE le proprie pareri, autorizzazioni, nulla osta, conferenze di servizi, via dicendo, sia per gli enti che poi sono chiamati a svolgere il controllo, sia durante il procedimento unico che quando il procedimento unico si è concluso o si sta per concludere. Per questo motivo la legge prevede, la legge regionale che disciplina il procedimento unico, prevede che sia rilasciato un titolo abilitativo unico che sostituisce tutti gli atti di assenso. E allora il problema è che il senso, il cuore di questo procedimento è proprio una corretta collaborazione tra le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a sovrintendere, diciamo così, agli endoprocedimenti che insieme costituiscono il procedimento finale. La legge, ormai tutta la disciplina, diciamo così, è concentrata nella legge regionale numero 24 del 2016, integrata di recente dalla legge di semplificazione, la 1 del 2019, poi ci ritorneremo velocemente, però la cosa che vi volevo sottolineare è che questa legge prevede delle tempistiche e una sequenzialità delle varie verifiche che è inderogabile. E che esclude la applicabilità di tutte le discipline di settore che non sono conformi o compatibili con la tempistica del procedimento unico. Ovviamente non è questa la sede per entrare nelle singole procedure o nei singoli momenti della procedura, però voglio richiamare la vostra attenzione semplicemente sul fatto che i procedimenti telematici, il sistema informativo che gestisce il procedimento su APE è sempre stato, dall'inizio, dal 2008, quando il SUAP allora è stato introdotto, è diventato, diciamo, il centro nevralgico della possibilità di gestire correttamente queste procedure. Tant'è che ancora oggi è previsto che la gestione dei flussi documentali sia assicurata da un sistema informatico che viene messo a disposizione dalla Regione Sardegna e che tutte le dichiarazioni che danno avvio al procedimento unico devono e possono essere presentate esclusivamente per via telematica. Ora, voi capite che in un momento in cui si passa da un sistema informativo che sinora è stato utilizzato per la gestione del procedimento a un sistema, a una piattaforma nuova che prevede un sistema informativo che garantisce maggiori funzionalità, c'è un momento in cui bisogna prestare particolare attenzione, onde evitare di ricadere, seppur inconsapevolmente, in tutte quelle responsabilità di cui abbiamo accennato all'inizio. Questo momento è ovviamente il momento dell'aggiornamento e del rilascio della nuova piattaforma. La Regione sta conducendo tutta una serie di attività informative, formative, di preparazione al passaggio. La Regione assume ovviamente l'onere di far sì che il passaggio sia, diciamo così, il più, in inglese si dice smooth, il più lieve, il più soffice, il più perfetto possibile. Però qui si ferma. Nel senso che poi ci sono tutta una serie di attenzioni e di verifiche che invece devono essere svolte da ciascuno di voi. E
E qui richiamo in particolare l'attenzione sia ovviamente dei tecnici informatici, ma in particolare di coloro i quali hanno la responsabilità di garantire la correttezza dei procedimenti amministrativi all'interno delle rispettive, delle proprie strutture. Perché la Regione ha fatto in modo che transitasse nella nuova piattaforma tutto quello che già esisteva. Voi dovreste garantire il fatto che tutto sia stato trasferito correttamente. E mi riferisco in particolare a tutte le questioni che riguardano l'organizzazione interna dei vostri enti. Sappiamo che i comuni, in generale le pubbliche amministrazioni, hanno una propria autonomia organizzativa che consente l'organizzazione degli uffici e la dislocazione delle competenze e delle funzioni in maniera diversa, tra un ente e un altro. E quindi la prima cosa che necessariamente occorre verificare è che, come dire, ciascun ufficio, unità organizzativa all'interno dell'ente sia stata correttamente accreditata ed abbinata ai procedimenti, ai subprocedimenti, agli endoprocedimenti che effettivamente è chiamata a seguire. Primo. Secondo. C'è un'altra cosa, tutto passa attraverso il sistema informativo, tutto passa attraverso un sistema di accreditamento, ciascuno di voi o delle unità organizzative è accreditato nel sistema attraverso, penso, un indirizzo di posta elettronica o comunque con una scheda di accreditamento, dovete vedere che, come dire, siano stati riportati correttamente nel momento dello switch, del trasferimento, i dati identificativi di ciascuno di voi, in modo che possiate ricevere tutte le notifiche che il sistema informativo mette a disposizione per garantire la fluidità dello svolgimento, della correttezza e del completamento della pratica. Quindi, attenzione, perché questo è stato fatto, voi siete tanti, vediamo già oggi, per esempio, siamo a 400 partecipanti, iscritti ce ne sono 700, immaginatevi nel momento del trasferimento di tutto quello che esisteva prima in una nuova piattaforma, in un nuovo sistema, se anche dovesse saltare qualche accredito, qualche credenziale, che qualcuno di voi non possa più essere come era prima raggiungibile dalla piattaforma, si possono, ahimè, verificare tutta una serie di spiacevoli disservizi, che da una parte sono dei disservizi, nel senso che le pratiche non scorrono, non vanno avanti, voi non venite avvertiti di quello che sta succedendo, delle pratiche che riguardano i vostri enti o i vostri comuni, però ricordatevi che, come dire, questo potrebbe non, o meglio, comporta sempre degli effetti sulla procedura. In alcuni casi produce determinati effetti che potrebbero salvarvi, diciamo così, dalla richiesta di risarcimento del danno, in altri casi invece no, quindi bisogna stare molto molto attenti. Ricordatevi che il procedimento unico è articolato sulla base di due, diciamo così, generali modi di procedere, no? Il primo è quello per autocertificazione, il secondo è quello in conferenza di servizi. Il procedimento in autocertificazione è un procedimento che, come dire, se le pubbliche amministrazioni nulla fanno, consente all'imprenditore interessato di raggiungere il suo scopo, perché il meccanismo è organizzato, il procedimento è organizzato sulla base del meccanismo, diciamo così, per semplificare, del silenzio assenso, per cui a meno che le amministrazioni non abbiano qualcosa da ridire, qualcosa da osservare, il semplice del corso del tempo unito alla presentazione della dichiarazione autocertificativa produce la produzione di un titolo che poi è ovviamente validamente spendibile nell'ordinamento giuridico. Quindi, mentre nei procedimenti per autocertificazione, qualora non doveste essere avvisati, notificati dell'avvio della procedura, del procedimento, difficilmente si possono creare danni per l'imprenditore, perché, ripeto, se l'amministrazione nulla fa, l'imprenditore ottiene il titolo abilitativo, dall'altra parte però si creano tutta una serie di complicazioni che derivano dal fatto che l'istruttoria del procedimento SUAPE prevede delle scadenze molto rigide
le verifiche, i controlli, gli adempimenti a cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni. Normalmente sono tutta una serie di temi, ce ne sono moltissimi, che poi prevedono una decadenza. Quindi, siccome il procedimento è strutturato per garantire al massimo l'imprenditore, per consentire all'imprenditore di ottenere il titolo abilitativo, tranne che le amministrazioni non facciano qualche cosa, è difficile distinguere se l'amministrazione non ha fatto qualche cosa perché ha ritenuto di non dover fare nulla o non ha fatto qualche cosa semplicemente perché non si era accorta che quel procedimento era in corso. Questo vale in generale, ovviamente, ma vale a maggior ragione nel momento in cui si registra una transizione dall'utilizzo di un sistema informativo ad un altro. Quindi, nuovamente, richiamo la vostra attenzione sulle responsabilità che potrebbero derivare in capo all'ente, ma anche in capo al funzionario o al dipendente incaricato di seguire la pratica, dall'eventualità che non si renda conto che, a seguito di qualche errore, le pratiche non sono giunte alla sua amministrazione, perché gli effetti in questo caso si produrranno comunque. Certo, non sono effetti irrimediabili, è sempre possibile per le pubbliche amministrazioni agire, diciamo così, in autotutela attraverso la revoca o l'annullamento, però ricordatevi che revoca e annullamento autoannullamento prevedono dei requisiti giuridici che non possono essere imputati a una, tra virgolette, distrazione dell'amministrazione o a un errore del sistema. Quindi state attenti, verificate tutto in questa fase iniziale in modo che tutto possa partire nel miglior modo possibile e che la transizione da un sistema all'altro possa avvenire davvero con grande fluidità. Tenete anche presente che anche nel caso di revoca, anche nel caso di autoannullamento, anche nel caso in cui questi due istituti fossero correttamente applicati perché giustificati dai motivi che li hanno appunto fatti adottare, comunque e sempre l'amministrazione potrà essere tacciata per danno da ritardo. Quindi le scadenze sono scadenze molto rigide, molto strette, i termini li conoscete o comunque sono quelli previsti dalla legge, stiamo attenti perché scaduti quei termini normalmente esiste la conseguenza e la decadenza dell'amministrazione dal fare quelle stesse operazioni. Vi accennavo prima che la legge di semplificazione 1 del 2019 ha modificato alcuni termini, ripeto, non è questa la sede per indagare e per verificare esattamente che cosa è successo, però ancora una volta cerchiamo di sgombrare un dubbio che aveva, confesso, tradito anche me in un primo momento. La legge 1 del 2019 prevede un ulteriore switch, diciamo così, che si realizzerà però non con questa modifica, non con questa modifica del sistema informativo, ma col rilascio delle nuove funzionalità e con l'approvazione delle nuove direttive su APE, che non è ancora, come dire, stata calendarizzata nel dettaglio. Per cui il termine che si trova nell'articolo, mi sembra, 30, nel nuovo articolo 35, diciamo, come modificato l'articolo 1, secondo cui i commi 1 e 4 di quell'articolo incominciano ad avere efficacia dal rilascio delle nuove funzionalità del sistema, ecco, quel rilascio non è questo rilascio. Questo è semplicemente una transizione che è sicuramente preparatoria rispetto anche alle future sviluppo delle funzionalità, ma che per adesso trasferisce semplicemente l'esistente su una nuova piattaforma informatica. L'altra strada attraverso cui il procedimento unico porta all'ottenimento del titolo abilitativo è la strada per la conferenza di servizi. Ecco qui il discorso rispetto a quello che abbiamo fatto per il procedimento in autocertificazione si inverte completamente, perché nel procedimento per conferenza di servizi il titolo abilitativo non si ottiene e non si produce fin tanto che non vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione. Quindi da una parte è meglio, dall'altra parte è peggio, nel senso è meglio perché
si evita, diciamo così, la formazione di un titolo che non si sarebbe dovuto produrre, ma dall'altra parte è peggio, perché qui l'imprenditore ce l'avrebbe alle costole. Nel senso che l'imprenditore qua, a differenza che nel procedimento in autocertificazione, non ottiene il titolo, indipendentemente da quello che fa o che non fa la pubblica amministrazione. Quindi l'imprenditore qui avrà una maggiore attenzione nel poter verificare che effettivamente l'amministrazione abbia fatto tutto quello che doveva fare e nei termini che la procedura del SUAPE le consente. Quindi questa è una situazione in cui, contrariamente, ripeto, al procedimento per autocertificazione, si possono produrre dei danni diretti agli imprenditori. Danni diretti che incominciano, come sempre, col danno da ritardo, che ormai è assodato nella giurisprudenza amministrativa e anche nella nostra legge regionale. Ma poi si possono verificare tutta un'altra serie di danni diretti che l'imprenditore potrebbe far valere nei confronti dell'amministrazione, dovuti non solo al ritardo in senso tecnico della procedura, ma anche agli effetti degli eventuali mancati guadagni che sono derivati da quel ritardo. E se quel ritardo è imputabile a un errore dell'amministrazione, che però non è un errore scusabile, perché, ripetiamo ancora una volta, se i ritardi, se gli inadempimenti dell'amministrazione derivano da una distrazione, questa può essere tradotta in linguaggio giuridico in una omissione di atti d'ufficio. E ritorniamo, diciamo, alla parte generale dell'introduzione. L'omissione di atti d'ufficio, che ahimè è anche un reato, nel senso che dal punto di vista penale, e a differenza dell'abuso degli atti d'ufficio, ha una caratterizzazione molto più tenue, nel senso che ci si può incorrere anche inconsapevolmente, perché non è necessario il dolo. L'omissione di atti d'ufficio può derivare anche da una distrazione prolungata. E poi è tutta una questione di prova, bisogna andare, stare a vedere cosa è successo, cosa non è successo. Per cui, ripetiamo ancora una volta, in questo momento di transizione, prestate attenzione, se lo fate tutti il lavoro non è particolarmente gravoso, l'importante è che ciascuno che ha un proprio ruolo all'interno del procedimento SUAPE verifichi che le proprie credenziali e l'accreditamento sul nuovo sistema siano avvenute e transitate correttamente. Ancora, nel procedimento con conferenza dei servizi rispetto al procedimento per autocertificazione dobbiamo mettere in rilievo un altro piccolo punto, che a seconda di quando questa distrazione si dovesse verificare, le conseguenze possono essere diverse, perché se la distrazione si dovesse verificare, diciamo così, una volta che la conferenza di servizi è già in corso, voi sapete che le regole della conferenza di servizi prevedono che il silenzio serbato dall'amministrazione nella conferenza di servizi equivale di fatto a un assenso a quello che si sta chiedendo che si sta svolgendo. Per cui, se le amministrazioni, per un errore, per un difetto di notifica, per una distrazione, per una inconsapevolezza del fatto che vi era un procedimento in corso, non dovessero partecipare e non dovessero inviare comunque la loro posizione definitiva, ecco, questo silenzio sarebbe interpretato, ai sensi delle regole della conferenza dei servizi, come un vero e proprio assenso, con la conseguenza che la conferenza andrebbe avanti con un esito, diciamo così, non controllabile da parte dell'amministrazione che si rende inadempiente. Ovviamente esiste un principio generale dell'ordinamento giuridico che è letteralmente inserito nel codice penale, ma che trova applicazione anche in tutti gli altri procedimenti di responsabilità, quindi sia dal punto di vista civile che dal punto di vista amministrativo contabile, ed è il principio del cosiddetto concorso di cause. Il concorso di cause, però, cioè che si verifica quando non è una solo il comportamento che ha provocato un danno ingiusto, ma possono essere più di uno. Attenzione, il concorso di cause non esclude comunque la responsabilità del pro quota, diciamo così. Questo è un principio valido in tutte le branche del diritto, in particolare tenete presente
vale nel principio, nel, scusate, nel, nei procedimenti davanti alla Corte dei Conti, dove ciascuno è responsabile per la sua quota e quindi può essere considerato e chiamato a rispondere solamente pro quota. È una attenuazione della responsabilità, ma non è una esclusione della responsabilità. Tutte le concause che hanno contribuito a procurare un evento dannoso, delittuoso, criminoso o anche semplicemente che ha provocato un danno ingiusto ai terzi o alla propria amministrazione o all'erario, concorre alla, diciamo così, alla formazione dell'evento in sé, per cui non è una esclusione di responsabilità. Rimango a disposizione per rispondere alle domande che eventualmente vorrete porre e ricevo la parola. Grazie, chiedo ancora scusa per l'errore di prima, è stato un mio refuso, chiedo scusa. Allora, intanto che carico i documenti, le slide per la dottoressa Lelli, ricordo ancora a tutti, oltre a scrivermi in chat di persone che sono con voi nella stessa postazione, chiedo la cortesia di inviare una mail a ponsemplificazione@chiocciolaformez.it con l'indicazione dell'indirizzo mail della persona che segue con voi. L'indirizzo mail deve essere uguale a quello indicato nella registrazione ad eventi PA. Grazie e intanto aspetto le vostre domande nella chat e lascio la parola e invito ad aprire la webcam alla dottoressa Lelli. Prego. Buongiorno, io mi chiamo Caterina Lelli, non so se mi sentite bene, e sono il capo progetto di questo progetto di realizzazione della nuova piattaforma SUAPE. Diciamo, l'intervento mio di oggi riguarda la presentazione degli strumenti di amministrazione, che è l'applicazione deputata alla configurazione di tutta la piattaforma, in tutti i suoi aspetti, inclusi gli utenti e gli enti. Diciamo, di tutte le funzionalità che sono a disposizione ne tratto in questo intervento due in particolare, che sono la gestione degli enti e la gestione degli utenti. Perché? Perché diciamo, intanto sono funzionalità che saranno a carico dell'ente, cioè sarà l'ente o lo sportello che dovranno verificare, cioè dovranno verificare la corretta configurazione degli utenti che sono associati al proprio ente e dovranno diciamo, verificare la corretta configurazione del proprio ente di competenza. E questo in primis. E in secondo perché sono purtroppo i due aspetti di maggiore rottura rispetto al sistema precedente. Perché quindi la gestione degli utenti? La gestione degli utenti viene... Scusa Caterina se intervengo, puoi alzare un pochino la voce o avvicinare il microfono? Grazie. Mi sentite meglio? Ok, diciamo perché stavo dicendo la gestione degli enti. Nel vecchio sistema l'utente accedeva utilizzando delle credenziali proprie, quindi non tramite l'Access Manager. Nel nuovo sistema anche gli utenti di back office, come il professionista che inserisce la pratica, si autentica tramite Access Manager. Che cosa significa questo? Che il suo codice fiscale diventa chiave identificativa dell'utente. Tutti gli utenti sono stati migrati dal vecchio sistema al nuovo sistema, però nel vecchio sistema molti, cioè diversi utenti erano presenti con un codice fiscale non valido, di conseguenza sono stati migrati con un codice fiscale fittizio. Che cosa significa questo? Aspetta, provo ad alzare l'audio. Mi sentite di più? Ok, provate ad alzare. Allora, diciamo, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che a questo punto il codice fiscale dell'utente è diventata la chiave di identificazione dell'utente stesso. Quindi ogni ente dovrà verificare sostanzialmente che tutti i suoi utenti siano stati migrati correttamente. Tutti gli utenti con il codice fiscale non valido dovranno essere aggiornati o reinseriti. Questa è la prima cosa. Perché invece la configurazione del proprio ente? Perché è cambiata la modalità di individuazione degli endoprocedimenti di una pratica. Diciamo, adesso quando l'utente inserisce al sistema una nuova pratica, seleziona l'ente territoriale di competenza, cioè indica qual è il comune prevalente al quale vuole indirizzare la pratica, seleziona gli interventi, diciamo, di interesse della sua pratica,
se vuole fare un intervento edilizio, se vuole aprire un'attività produttiva, se vuole presentare una dichiarazione di agibilità. Seleziona tutti questi interventi sulla piattaforma, il sistema in automatico propone una serie di moduli che l'utente compila, quindi sulla base della compilazione di questi moduli il sistema individua quali sono gli endoprocedimenti, o meglio le tipologie di endoprocedimento che sono necessarie per questa pratica, che devono essere attivate per questa pratica. Cioè, se l'ente terzo non è stato correttamente configurato e quindi non gli è stato associato né l'ente territoriale di competenza corretto, quindi non so, un ente che dovrebbe avere competenza provinciale non ha associato tutti i codici ISTAT di quella provincia, oppure non gli sono state associate le categorie di intervento corretto, quindi non è previsto per quell'ente terzo la gestione, ad esempio, degli endoprocedimenti di agibilità, quell'endoprocedimento non verrà proposto nel modo più assoluto all'operatore SUAPE che deve gestire la pratica. Quindi questi sono i due aspetti principali e sono le funzionalità che vediamo adesso negli strumenti di amministrazione. Nell'ambiente di demo l'applicazione è già disponibile, potete accedervi all'URL indicato sulla slide. La modalità di autenticazione, come vedete dalla slide, è tramite Access Manager. Siccome si tratta di un Access Manager di demo, non tutte le tre modalità sono in questo momento attive, cioè non è possibile utilizzare SPID ed è possibile entrare con l'IDM solo per un utente che è provvisto di credenziali provvisorie. Però tutti gli utenti possono entrare con tessera sanitaria, utilizzando la tessera sanitaria. Quindi le verifiche potete iniziare a fare già adesso sulla piattaforma attuale, per il quale è stata fatta una prima, infatti è stata effettuata una prima migrazione di tutti i dati. La migrazione ovviamente è in corso anche l'aggiornamento delle configurazioni, faremo un nuovo rilascio a partire da lunedì, quindi da lunedì prossimo ci sarà una situazione più aggiornata. Però le prime verifiche potete già iniziare a farle. Quindi una volta che l'utente si è autenticato, il sistema propone in automatico la selezione dei ruoli. Un utente potrebbe esercitare più ruoli all'interno del sistema, cioè io in questo momento sono catalogata come operatore ente terzo, amministratore coordinamento. Due sono di interesse in particolare per chi deve effettuare le verifiche, sono il ruolo di amministratore struttura ente terzo, quindi è l'utente che è il ruolo che permette la gestione della configurazione di un ente terzo, e amministratore struttura SUAPE, che è il ruolo che viene associato agli utenti che potranno gestire la configurazione di uno sportello. Una volta selezionato il ruolo, il sistema in automatico propone gli enti sui quali questo ruolo può essere esercitato. Quindi l'utente seleziona il ruolo, amministratore struttura SUAPE, seleziona lo sportello, in questo caso sul quale vuole esercitarlo, bacino SUAP per l'Unione dei Comuni della Marmilla, e il sistema in automatico gli propone quella che è l'interfaccia dell'applicativa. Cioè le funzionalità dell'applicativo sono molto semplici, è un gestionale proprio molto semplice. Nella parte destra della maschera avete le funzioni, le voci di menu che attivano le diverse funzionalità, quindi abbiamo la gestione degli utenti, scusate. Cliccando su gestione degli utenti viene visualizzata tutta l'anagrafica degli utenti che sono collegati all'ente col quale si è scelti di entrare. Quindi se io clicco su gestione utenti vedo soltanto sostanzialmente gli utenti del mio ente di competenza. La gestione dell'ente, ovviamente diciamo, non essendo entrata con un ruolo da amministratore di piattaforma vedrò l'unico ente a cui sono abilitata, la gestione dello sportello e l'eventuale configurazione delle regole di assegnazione. Allora, l'anagrafica, cliccando su gestione degli enti, che è l'applicazione principale, il sistema propone l'elenco degli enti. Come potete vedere, in questo caso io sono amministratore struttura ente terzo, mi viene proposto in automatico l'ufficio dell'edilizia privata di Cagliari. È l'unico ente di competenza. Per poter entrare in modifica avrò a disposizione un pulsante a destra sotto la voce di menu Azioni.
attivando la modifica dell'ente io visualizzo sostanzialmente tutti gli attributi di quell'ente, quindi la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale, il codice catastale, la data di cessazione. È importante verificare che il mio ente sia un ente ancora attivo, che non sia stato per errore cessato durante la procedura di migrazione. Okay. Che sia un ente, cioè se è stato settato correttamente il flag che si tratta di un ente terzo. Dopodiché ci sono, diciamo, tre sezioni che, che si possono aprire o chiudere, che permettono la configurazione della PEC, l'associazione delle competenze territoriali, l'associazione di codici ISTAT e l'associazione delle classi di intervento, quindi delle tipologie di endoprocedimento che il mio ente terzo sarà abilitato a gestire. Allora, diciamo, quello che vorrei spiegare è come funziona adesso la catalogazione degli interventi e degli endoprocedimenti. Sostanzialmente all'interno del sistema sono stati catalogati tutti gli endoprocedimenti che sono presenti nel vecchio sistema. Non so, gli adempimenti accessori per attività esistenti, l'autorimessa, l'agibilità, sono tutti interventi che sono catalogati, che sono stati migrati dal vecchio sistema al nuovo sistema. Per ogni intervento è stata definita una tipologia. Come potete vedere ad esempio qui nella maschera di dettaglio della gestione dell'intervento dell'endoprocedimento di agibilità, diciamo, oltre ad essere associata una tipologia di procedimento e un codice, è stata definita, e questo è l'attributo più importante per voi, una tipologia di intervento che è l'agibilità. Okay. Cosa dovete verificare nelle vostre configurazioni? È necessario verificare sostanzialmente che tra le classi di intervento che sono associate al vostro ente terzo l'agibilità sia presente. Che quindi il vostro ente terzo sia configurato per gestire tutte le tipologie di intervento previste. Questa è una verifica che potete e dovete fare voi, perché qual è il problema? Se diciamo il vostro ente terzo non è stato correttamente associato alla categoria di intervento, cioè deve essere chiaro che purtroppo non è possibile associare l'endoprocedimento alla pratica. E questa è una configurazione che può essere fatta corretta anche in un secondo momento, una volta che la pratica è stata inoltrata. Quindi una volta che vi accorgete che manca l'endoprocedimento potete segnalare all'amministrazione l'errore oppure correggere direttamente voi questo dato. Una volta associato la categoria di intervento al vostro ente terzo, dovete definire se l'endoprocedimento da attivare è un endoprocedimento di notifica o di verifica, e per farlo selezionate il flag, questa casella di selezione evidenziata qui nella parte bassa della finestra. Invece, per verificare le competenze territoriali dovete espandere la sezione Associa codice ISTAT. Nell'elenco a sinistra avete l'elenco di tutti i codici ISTAT possibili, sia codici ISTAT provinciali che codici ISTAT comunali. Nell'elenco a destra l'elenco dei codici ISTAT che sono associati al vostro comune. In questo caso io ho un ente terzo che ha un ufficio di edilizia, direi di Cagliari, diciamo, è correttamente associato al codice ISTAT del comune di Cagliari. Tra gli endoprocedimenti gli era stata associata la classe di intervento agibilità. Ogni volta che viene inoltrata una pratica, che è una dichiarazione di agibilità, in automatico l'operatore su APE si troverà proposto l'endoprocedimento di agibilità. Cioè, se non avessi correttamente associato il codice ISTAT, se per un qualche motivo non mi è stata associata la classe di intervento, l'operatore di back office non si vedrà proposto nel modo più assoluto quell'endoprocedimento da quelli associabili alla pratica. La funzione, cliccando invece su gestione utenti, viene visualizzato, filtrato ovviamente sulla base dell'ente sul quale sia stato effettuato il login, l'elenco degli utenti che sono associati all'ente di competenza. Questi possono essere ricercati per codice fiscale, cognome o eventualmente per email e modificati utilizzando il simbolo della matita che è visibile a destra.
Le funzionalità di modifica, cancellazione e consultazione sono rappresentate dai pulsanti con la stessa identica icona per tutte le tipologie di entità. Che cosa è necessario verificare di un utente? Intanto che il codice fiscale sia stato inserito correttamente, il nome e cognome, la mail e la PEC e che il codice che l'utente sia abilitato. Un utente non abilitato può esistere sulla piattaforma, ma non ha nessun modo di accedere alle funzionalità dell'applicativo. Non avrà nessun ruolo associato e non potrà ovviamente esercitare questo ruolo, cioè, e quindi non potrà accedere alle funzionalità dell'applicativo. Quindi è importante verificare che tutti gli utenti siano correttamente abilitati. Dopodiché è necessario associare agli enti a ogni utente il ruolo che può esercitare sulla piattaforma, almeno verificare che sia stato correttamente migrato. Per questo sono disponibili due funzionalità. Scusate, sono stata troppo veloce. Nella parte bassa c'è una sezione espandibile che si chiama Associa ruoli. Quindi nell'elenco a sinistra l'amministratore dell'ente o l'amministratore dello sportello avrà a disposizione l'elenco dei ruoli che sono associabili all'utente e nell'elenco a destra l'elenco dei ruoli associati all'utente, già associati all'utente. Per ogni ruolo dovrà essere indicato l'ente sul quale esercitarlo. Quindi ad esempio in questo caso io sono responsabile struttura SUAP e posso esercitare questo ruolo su una serie di sportelli, tra cui il bacino di SUAP di Cagliari, il bacino SUAP di Oristano. Ma potrei esercitarlo anche su enti ed eventualmente su uffici. Per completezza, guardiamo anche la maschera di configurazione di uno sportello. La funzione di gestione dello sportello è disponibile solo per un amministratore struttura SUAP, non per un amministratore ente terzo. Una volta che ha effettuato il login troverà nell'anagrafica l'unico sportello, cioè lo sportello sul quale ha scelto di accedere e potrà modificarlo utilizzando sempre la matita. Quindi, quali sono le informazioni da verificare sul proprio sportello? Intanto se è attivo, quindi se nelle configurazioni generali è stato selezionato il flag in alto a sinistra. Ad uno sportello non attivo non possono essere inviate pratiche. Quindi è fondamentale che lo sportello sia attivo. Dopodiché potranno essere attivate alcune funzionalità aggiuntive, ad esempio indicare se quello sportello espone il servizio per la protocollazione automatica, quando sarà attiva la funzione di pagamenti, se sarà attiva o meno la funzionalità di pagamenti online integrata con PagoPA oppure offline, ed eventualmente se, non so, nel caso adesso altri attributi come la marcatura che indica se per quelle pratiche inoltrate a quello sportello dovranno essere marcate in automatico per la verifica con una procedura secondo un algoritmo random. Okay. Dopodiché, diciamo, anche per lo sportello va verificato che tutti i comuni, cioè di competenza di quello sportello, siano stati correttamente associati. In questo caso visualizziamo i dati di uno sportello di un'unione di comuni, quelli della Marmilla, e quindi espandendo la sezione associazione con comune si vedono a sinistra l'elenco dei comuni disponibili, in realtà l'elenco di tutti gli enti disponibili, a destra l'elenco degli enti che sono stati associati allo sportello. Okay. Io diciamo più o meno avrei detto tutto sulle funzionalità aggiuntive, credo di essere stata anche troppo veloce. Allora, intanto stanno arrivando tantissime domande nella chat e che vi sto riportando mano a mano che arrivano. Nel frattempo, dato se la trattazione è finita, chiedo anche a Giovanni di rientrare in aula in modo tale che potete iniziare a rispondere alle domande che mano a mano vi sto proponendo. E ecco, allora intanto che vi do modo di leggere un pochino le domande che sono arrivate fino a questo momento,
Volevo dare ancora qualche altra comunicazione di servizio, vi rubo solo due minuti. Allora, mi stanno arrivando tante segnalazioni di persone che seguono nella stessa postazione. Va benissimo, vi chiedo la cortesia di inviarmi la mail con l'indicazione dell'indirizzo mail immesso nell'atto di registrazione. E poi vi voglio tranquillizzare a tutti. Troverete la registrazione, le slide, tutto quanto a breve, dopo che l'evento è finito, nella pagina nella quale vi siete iscritti. A questo punto io lascio la parola ai relatori, per qualsiasi cosa sono in... Allora, sì, ho dato un'occhiata durante l'intervento di Caterina alle domande che sono arrivate. In realtà la maggior parte mi sembrerebbe siano rivolte proprio a Caterina. Ce n'è una a cui invece volevo rispondere, una domanda posta dal dottor Masnata, che chiede, scusate, ci ritorno un attimo così la leggo a tutti, se in caso di silenzio assenso generato da una imprecisa rappresentazione della realtà da parte del richiedente, quali sono i possibili astratti profili di responsabilità a carico del dirigente e del funzionario? Allora, qui ovviamente dobbiamo cercare di intenderci su che cosa si intende per imprecisa rappresentazione, perché, come dire, imprecisa rappresentazione potrebbe essere innanzitutto un modo gentile, diciamo così, per dire che è stato dichiarato un falso. Ecco, allora lì, come sapete, la legge non ammette scusanti. Il falso, che può anche ingannare in un primo momento la pubblica amministrazione, una volta verificato come tale, dà sicuramente la possibilità all'amministrazione controllante o anche quella che semplicemente era responsabile del procedimento di rivedere tutta la pratica. Quindi, e non solo, la legge prevede espressamente, perché tutti i meccanismi che si basano, diciamo così, in maniera atecnica sulla reciproca fiducia e quindi sull'autocertificazione, devono essere severissimi nei confronti delle dichiarazioni false. Ora, è difficile capire che cosa sia un falso, perché appunto il falso prevede il dolo di dichiarare un qualcosa che si sappia essere difforme da come la si sta dichiarando. L'imprecisa, invece, l'imprecisa descrizione, allora possiamo andare a vedere diverse cose. Ovviamente se l'imprecisa descrizione comporta o si traduce nella realizzazione di un intervento difforme da quello che era stato dichiarato nella dichiarazione autocertificativa, beh, non è un falso, perché diciamo così ci si è sbagliati, ma sicuramente non impedisce all'amministrazione di intervenire in sede di controllo e la giustifica la autorizza senza alcun dubbio. Se invece le imprecisioni sono delle imprecisioni sanabili, cioè rilevabili già durante le primissime verifiche da parte dell'amministrazione procedente, allora lì l'amministrazione semplicemente ha gli strumenti per capire, indagare, rettificare o chiedere all'imprenditore di rettificare laddove le indicazioni non consentano all'amministrazione di svolgere quella che è la sua attività propria. Invece è arrivata però, come dire, se poi ci dovesse essere la necessità di ulteriori precisazioni, continuiamo a leggere le domande. È arrivata invece un'altra domanda, proprio allo scadere, diciamo così, dell'intervento, alla conclusione dell'intervento di Caterina, che è un po' complessa. Mi sono anche perso, ecco, no, stavo andando nel verso sbagliato della chat, vi chiedo scusa, la rileggiamo un attimo. Vorrei un chiarimento in merito, Salvatore Floris, vorrei un chiarimento in merito alla formazione del silenzio assenso relativo alla conferenza di servizi relativa alle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, ovvero ente delegato e sovrintendenza eseguono le proprie verifiche in parallelo.
come avviene per le paesaggistiche semplificate. O la soprintendenza esamina la pratica solo nel momento in cui riceve la relazione istruttoria da parte dell'ente delegato. Se l'ente delegato non si esprime nei 40 giorni previsti, si forma il silenzio assenso. In caso di risposta affermativa, come si concilierebbe con l'articolo 20 della 241? Se anche la soprintendenza, non avendo ricevuto la relazione istruttoria dell'ente delegato, non si esprime nel termine di 55 giorni, si forma il silenzio assenso. Nel nuovo portale, oddio, mi sono perso di nuovo. Nel nuovo portale è stato implementato qualche meccanismo di verifica. Ecco, questa seconda parte in realtà non so rispondere. Per quanto riguarda la prima parte, ormai è già da diversi anni che la stessa 241 non esclude più le amministrazioni titolari diciamo così, della verifica, del controllo su interessi sensibili dalle regole generali, in questo caso della conferenza di servizi. Per cui, laddove la soprintendenza non si dovesse esprimere nelle forme, nei modi e nei tempi che sono previsti dall'articolo 14 seguente al 241 sulla conferenza di servizi, si producono gli stessi e identici effetti che si produrrebbero qualora l'ente che non si stia pronunciando sia un ente diverso. Cioè il fatto essere l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, alla salvaguardia paesaggistica, non diciamo, dà dei bonus particolari rispetto alle forme in cui invece viene gestita e agli effetti che si producono nella gestione della conferenza di servizi. Non so Sì. se noi non mi sembra di vedere altre domande a cui io posso Sì, forse. prima Prego. di passare la parola a Caterina Lelli, volevamo rassicurare che saranno offerti tutti gli strumenti, quali manuali, tutorial, e ci sarà l'helpdesk. Tutti i nuovi numeri verranno dati il 4 marzo, cioè nel box, non troverete più i vecchi numeri informativi. Nei contatti ci saranno, anziché i numeri di Sardegna IT, ci saranno tutti i nuovi numeri di supporto. E ci sarà, come allegato a questo stesso webinar, anche dentro il sito Sardegna Impresa potrete trovare manuali e tutorial, che ancora non sono disponibili, ma lo saranno a brevissimo. Nel Benissimo. frattempo, Da quando posso fare? risponde Caterina, Ah, da certo. quando potranno essere fatte le verifiche? Sono tutte domande di Caterina, poi noi eventualmente siamo a supporto. Nel frattempo, in attesa che diciamo ci sia anche lo switch dell'assistenza, che attualmente viene resa da Sardegna IT, e poi ci sarà un altro gruppo preordinato appunto all'helpdesk. Nel frattempo, tutto ciò che interessa la nuova piattaforma potrà esserci segnalato tramite una mail al coordinamento. Ci occuperemo noi di indirizzare alle persone corrette. Dal 4 marzo avrete invece l'accesso diretto ai numeri Ok, di allora assistenza. inizio a rispondere io alle domande. Intanto partiamo dalle domande sulla modalità di accesso. Cioè, mi sono arrivate diverse domande relative, non so, a livello di se è possibile accedere con la propria SPID personale, oppure se è possibile accedere utilizzando qualunque CNS o è per forza necessario utilizzare il codice fiscale e la tessera sanitaria. Allora, per quanto riguarda lo SPID, la Regione Sardegna prevede un certo livello di sicurezza. Potete già iniziare a provare utilizzando l'Access Manager di produzione, quello che è disponibile sull'attuale piattaforma, non quello di test, per verificare che il vostro SPID personale abbia il livello di sicurezza necessario o che la vostra CNS sia abilitata ad accedere. Ok, questa è la prima domanda. Per quanto riguarda l'utente invece che mi chiede se ci sia conflitto fra, diciamo, personalità privata e quella lavorativa, no. Sostanzialmente, diciamo, gli strumenti di amministrazione non sono a disposizione del cittadino, cioè tra i ruoli disponibili non c'è quello di cittadino, possono accedervi soltanto gli operatori di back office, quindi soltanto gli amministratori, tra l'altro, nemmeno i responsabili SUAPE o gli operatori SUAPE. Per quanto invece riguarda la scrivania, quella per la gestione delle pratiche, quando l'utente si collega e seleziona un ruolo,
avrà a sua disposizione sia il ruolo di operatore di back office, sia il ruolo di operatore di enti terzo, ma anche il ruolo di cittadino. Se seleziona il ruolo di cittadino, vedrà la propria scrivania personale di cittadino, nel quale sono presenti le pratiche che lui ha inoltrato, o come titolare, o come procuratore per qualcuno. Se si collega come responsabile su APE, come operatore su APE sul proprio sportello, vedrà le pratiche che sono state inoltrate allo sportello, non le proprie pratiche personali, solo le pratiche che sono state inoltrate allo sportello. Questo direi che deve essere abbastanza chiaro. E sul manuale esiste un manuale. E in realtà è stato fatto un manuale completo per l'amministratore di piattaforma che prevede. Che descrive tutte le funzionalità che sono disponibili per gli strumenti di amministrazione, ma stiamo realizzando anche un manuale volto soltanto all'ente terzo e allo sportello, in modo che ci si concentri soltanto sulle funzionalità che sono di loro competenza. Diciamo, per l'utente che mi dice che ha provato ad accedere e si è trovato di fronte al messaggio utente non presente, direi che ha già fatto la conferma se il suo utente è censito o meno nel sistema. Quindi se voi provate ad accedere col TNS e non vi viene proposto nessun ruolo, ma la risposta è utente non presente, significa che non siete stati censiti. Quindi va segnalato perché ovviamente deve essere corretto. Diciamo, l'ambiente che adesso è disponibile è un ambiente provvisorio che è il risultato di una prima migrazione che è stata fatta con i dati di settembre. La migrazione è ancora in corso, indicativamente a partire da lunedì sera, martedì mattina, dovrebbe essere disponibile invece i dati più aggiornati che sono il risultato della migrazione che stiamo effettuando questa settimana. Quindi da lunedì, diciamo martedì mattina, dovreste poter verificare sia la corretta configurazione del vostro ente, sia se ci sono degli ut se i vostri utenti sono stati configurati correttamente. Ok, che come si deve comportare, diciamo, l'operatore su APE che quando sta processando una pratica non si trova all'endoprocedimento o non trova associata all'ente terzo, diciamo, di cui lui che si aspetta, in questo caso non può modificare direttamente lui le caratteristiche dell'ente terzo, va segnalato all'amministrazione. Questo va segnalato all'amministrazione perché effettui la correzione. Allora, oltre a quelli individuati dal sistema in automatico, possono essere aggiunti, oltre agli endoprocedimenti consigliati dal sistema e quindi proposti in automatico, l'operatore può sempre individuare e associare alla pratica ulteriori endoprocedimenti. Però, diciamo, questi endoprocedimenti vengono comunque proposti sulla base di una corretta configurazione, cioè non sono proposti solo gli endoprocedimenti che sono collegati ad enti terzi, che hanno competenza sulla comune al quale è stata inoltrata la pratica. Adesso stavo scorrendo un po' velocemente tutte le domande. Quindi, sostanzialmente, se un endoprocedimento non è stato correttamente configurato, quindi non è stato correttamente associato ad un ente terzo, l'operatore su APE non lo può aggiungere manualmente. Questo deve essere chiaro. Ok. La configurazione non devono farla soltanto gli enti terzi, ma anche gli sportelli. Cioè, anche lo sportello deve verificare. Anche l'amministratore di sportello dovrà verificare che il proprio sportello sia stato configurato correttamente, che tutti i propri utenti siano stati catalogati, migrati correttamente col giusto ruolo. Okay. L'accesso alla piattaforma per quanto riguarda gli strumenti di amministrazione non sarà effettuato con la modalità precedente, quindi, ma sarà effettuato tramite Access Manager. In questo modo. Scusa Caterina, puoi alzare un pochino la voce? Almeno, grazie. È che sto provando ad alzare la voce, ma temo di non riuscire ad alzarla più di così. Quindi, cioè, voi vi potete sempre autenticare. Però,
Una volta che vi siete autenticati, il sistema verifica se il vostro codice fiscale è stato censito nel sistema. Se il codice fiscale non è stato censito nel sistema e non è stato associato a nessun ruolo, non potete accedere all'applicativo. Non con un ruolo di back office, non come amministratore per verificare i propri enti, non come operatore di back office per verificare la pratica. Allora, la signora mi chiede se ho una domanda circa la connessione al nuovo portale, se è sicura, perché viene fuori il messaggio connessione non sicura. Viene fuori in questo momento quando ci si autentica con l'Access Manager, perché diciamo, l'Access Manager non è stato emesso un certificato sicuro, ma si tratta soltanto di un ambiente di demo. Okay? Nell'ambiente di produzione questo messaggio non verrà fuori. Perché tutti i certificati utilizzati dall'applicativo sono emessi, sono sicuri, non sono autocertificati. Scusate, stavo un attimo censendo delle domande. Allora, in questo momento è possibile eseguire il backup solo dei moduli e degli allegati che sono stati inoltrati dall'utente. Okay. Non è previsto il backup, però è stato già richiesto dall'amministrazione la modifica anche delle eventuali allegate alle comunicazioni che sono state, o dei pareri che sono stati inoltrati dagli enti. Okay. SPID e CNS per ora non sono gli unici strumenti per l'autenticazione, sarà possibile autenticarsi anche con l'EDM, però diciamo, è una modalità di autenticazione che va a decadere. Sostanzialmente non sarà più supportata. Le uniche modalità di autenticazione che rimarranno saranno quelle tramite SPID e CNS. Okay. Sembra di aver risposto un po' a tutto. Sì. Caterina, se possiamo ti Sì. diamo qualche secondo di respiro e rispondiamo a un altro paio di domande che sono state poste a cui possiamo dare una risposta. Allora, ce ne sono due che in realtà richiamano l'applicazione dei principi generali, non tanto di norme, diciamo così, del procedimento su APE. La prima, qualcuno chiede nel caso in cui ci sia un conflitto di interesse, come bisogna comportarsi nel caso in cui ci sia gli unici abilitati operatori SUAP. In realtà questo è un problema che rimanda alle norme generali, posto che i conflitti di interesse, adesso anche con un principio affermato un paio di anni fa, inserito nella 241, devono essere risolti anche quelli potenziali, necessariamente il comune dovrà autorizzare un'altra persona per gestire la stessa pratica. Cioè qui il problema non è SUAP o la pratica gestita a livello telematico, è un problema più generale. La risposta sarebbe identica nel caso in cui il responsabile di una particolare pratica tradizionale fosse solo uno e si trovasse in una situazione di conflitto di interessi nei confronti del richiedente. Ovviamente quella pratica lui non la può gestire, non la può decidere, non la può istruire, dovrà rappresentarlo al proprio dirigente o in assenza di dirigente al segretario comunale o comunque a una persona, diciamo così, con responsabilità sovraordinate che dovrà necessariamente o farsi carico direttamente in proprio della gestione di quella pratica o nominare un sostituto proprio perché ovviamente il conflitto di interessi non può essere risolto altrimenti. Un'altra domanda ci si chiede che spesso capita che dai SUAPE vengano girate ad enti terzi pratiche su cui non hanno una competenza specifica. Mi dicono che la nuova piattaforma consentirà un rifiuto, diciamo così, della pratica per incompetenza, quindi dovrebbe essere risolto molto facilmente. Invece c'era un'altra domanda che si chiedeva cosa succede se l'inerzia durante la conferenza di servizi è tenuta dallo stesso SUAPE che ha indetto la conferenza di servizi praticamente. Allora, qui diciamo che siamo davanti quasi a un caso quasi impossibile, no? Nel senso è probabile che la conferenza non sia mai stata indetta in quel caso, ma allora a quel punto anche qui, nuovamente applicando i principi generali, non siamo più
dentro i silenzi che si formano dentro una conferenza di servizi, perché la conferenza di servizi ancora non c'è, ma siamo davanti ai casi di silenzio che sono disciplinati dall'articolo 20 e bisognerà, della 241, e bisognerà in quel caso andare a vedere se quel tipo di silenzio è un silenzio qualificato, cioè se è un silenzio, quello osservato dall'amministrazione, in grado di produrre effetti giuridici. Sì, l'unica cosa che non è ancora in vigore, però della la legge 1 del 2019, l'abbiamo detto lo scorso webinar, ci potrebbe essere un caso di inerzia che va del SWAP che va a determinare il silenzio assenso qualora si sia conclusa la conferenza di servizi in fase asincrona, tutti gli enti si siano espressi e manca il provvedimento unico. Allora, in quel caso è un'ulteriore ipotesi di silenzio assenso che è stata introdotta anche per i casi esclusi dall'articolo 20 dalla legge 1 del 2019. Allora, io posso provare a rispondere a qualche altra domanda, se mi sentite adesso? Spero, perché più di così non credo di poter aumentare il volume. Allora, l'amministratore di sistema in questo momento siamo noi, diciamo la società delle reti che ha configurato la piattaforma e l'amministrazione. Per gli enti sono previsti solo i ruoli di amministratore di ente terzo e amministratore struttura SWAPE. Okay. È prevista l'integrazione col sistema di conservazione a norma per gli enti che già l'avevano attivata in precedenza. Quindi Sardegna IT ci ha passato le credenziali per attivare la configurazione. Quindi stavo guardando un attimo. Allora, sul nuovo portale non è prevista la migrazione delle vecchie pratiche sue, cioè verranno migrate soltanto le pratiche del portale SWAP attuale, solo quelle. Direi. Allora, non è prevista la migrazione, però come regione le metteremo a disposizione, non vanno perse. Poi vi indicheremo come trovarle, ma sicuramente. Allora, sì, sarebbe meglio qui, Patrizia Saba mi chiede se la configurazione deve essere fatta prima del 4 marzo. Diciamo, sarebbe meglio che le verifiche venissero fatte prima in maniera tale da poter correggere eventuali configurazioni non corrette. Mi chiedono anche se la piattaforma consente all'ente terzo di richiedere ad un altro ente terzo non coinvolto nel procedimento un eventuale parere. Sì, la funzionalità è disponibile, cioè è a disposizione dell'operatore. Circa la modalità di attivazione della tessera sanitaria, si attiva in farmacia, cioè secondo le modalità che sono già previste attualmente per la piattaforma attuale. Mi sembra di aver risposto. Mi chiedono di rispiegare la modalità di configurazione. Possiamo, diciamo, vediamole un attimo, brevemente. Intanto guardiamo come si configura un ente. Per accedere alla configurazione del proprio ente si utilizza la funzionalità gestione ente che è a disposizione sia dell'amministratore struttura SWAPE che dell'amministratore ente terzo.
Cioè, cliccando sull'icona della matita si apre la maschera di configurazione che permette di modificare le impostazioni. Che cosa è necessario verificare? Intanto la corretta configurazione della mail e della PEC per l'invio delle notifiche. Poi che il proprio ente sia attivo e quindi che non abbia la data di cessazione valorizzato. Dopodiché è necessario espandere i due box, associa codice ISTAT e associa classe di intervento, per individuare da un lato quali sono le competenze territoriali dell'ente terzo, dall'altro quali sono le tipologie di intervento o classi di intervento che quell'ente terzo ha competenza a gestire. Quindi, come abbiamo detto, tutti gli endoprocedimenti sono stati catalogati dagli amministratori di piattaforma all'interno del sistema e ad ogni endoprocedimento è stata associata una tipologia. Quindi, se prendiamo ad esempio l'endoprocedimento di agibilità, è associato alla tipologia di intervento agibilità. Cosa deve verificare un ente terzo che accede agli strumenti di amministrazione? Deve verificare che questa tipologia di intervento o classe di intervento, come viene definita all'interno della piattaforma, sia associata al proprio ente terzo. Come fa a farlo? Espande il box associa classe di intervento e verifica che l'agibilità rientri fra le classi di intervento che sono associate. Il sistema in automatico prevede che l'endoprocedimento sia associato come endoprocedimento di verifica. Come default, il flag notifica non viene attivato. Se volete associarlo come endoprocedimento di notifica, dovete modificare voi manualmente la configurazione che viene proposta in automatico dal sistema. Come si verificano quali sono le competenze territoriali di un ente terzo? Si controllano quali codici ISTAT sono associati all'ente. In questo caso io ho un ufficio che ha competenza soltanto sul comune di Cagliari, ho un unico codice ISTAT associato. Okay? Per un ente terzo che ha competenze regionali è possibile associare direttamente il codice ISTAT della regione, per un ente che ha competenza sulla provincia è possibile associare semplicemente il codice ISTAT della provincia di competenza e questo cioè, automaticamente gli attiverà la competenza su tutti i comuni di quella provincia. Come si verificano gli utenti? Cioè, per verificare gli utenti del proprio ente si accede all'anagrafica degli utenti utilizzando la voce di menu Gestione utenti. Il sistema propone automaticamente una tabella con l'elenco di tutti gli utenti che sono associati all'ente o allo sportello sul quale avete effettuato login. Come potete vedere in alto, quindi gli utenti, in questo caso nella slide ho il bacino di SUAP, preselezionato e propongo in automatico solo gli utenti che sono associati al bacino SUAP dell'Unione della Marmilla. Li posso ricercare per codice fiscale, li posso ricercare per nome. Se non li individuate per codice fiscale, provate a cercarli per nome perché forse sono stati inseriti all'interno del sistema con un codice fiscale non valido. Okay. Per quanto riguarda invece, diciamo, la configurazione di un ente, quindi attivate la matita per aprire in modifica l'ente, se dovete modificarne uno o più attributi, il sistema in automatico apre la maschera di configurazione dell'ente, il codice fiscale, cioè verificate il codice fiscale, verificate il nome e il cognome, verificate la corretta compilazione della mail e della PEC, verificate che l'utente sia abilitato, perché l'utente non abilitato non può accedere alla piattaforma se non come ruolo di cittadino e quindi per la compilazione delle sue pratiche. Per poter associare un ruolo ad un utente è sufficiente selezionare i ruoli nel box di sinistra e usare le frecce per trasferirli nel box di destra. Per ogni ruolo, perché l'utente possa esercitare, va indicato su quale ente o su quale sportello viene esercitato. Come potete vedere nell'elenco a tendina, cioè in precedenza, era stato selezionato il ruolo di responsabile struttura SUAP, per quel ruolo responsabile struttura SUAPE, abbiamo indicato su quali sportelli viene esercitato. Ne possono essere selezionati più di uno.
Dopodiché l'amministratore struttura SWAP può verificare la configurazione del proprio sportello usando la voce di menu Gestione sportelli. Quindi la matita abilita sempre la maschera di modifica di uno sportello. Quindi al di là della verifica della denominazione, verificate soprattutto che lo sportello sia attivo. Perché, solo se lo sportello è attivo gli potranno essere inoltrate le pratiche. Verificate nella sezione di configurazione invio PEC che sia stata correttamente indicata la PEC dell'utente. Verificate la corretta associazione con i comuni. Per verificare la corretta associazione con i comuni è sufficiente espandere la sezione associazione con comune. Nell'elenco di sinistra avete tutti gli enti che sono stati catalogati nel sistema, nell'elenco di destra avete i comuni che sono associati allo sportello. Allora, mi chiedono anche che cosa devono fare i comuni che non hanno attivato la conservazione sostitutiva delle pratiche. Allora, la configurazione del sistema viene fatta da un amministratore di piattaforma che l'associa all'ente e quindi la segnalazione va inoltrata all'help desk oppure all'amministrazione. Mi chiedono anche se un ente terzo è competente solo per alcuni comuni di una provincia, se si possono omettere i restanti. Allora, la competenza territoriale di un ente terzo può essere indicata o associando l'intera provincia, ma anche associando i singoli comuni. Quindi un ente che è competente soltanto su due, dei comuni di una provincia può indicare solo i codici ISTAT di quei due comuni. Allora, mi chiedono anche se gli procedimenti inseriti nella vecchia piattaforma sono validi anche nella nuova. Le pratiche vengono migrate dalla vecchia piattaforma alla nuova con collegati gli endoprocedimenti che erano stati definiti per quelle pratiche. Quindi tutte le pratiche migrate si porteranno dietro i vecchi endoprocedimenti. Allora, mi chiedono come ci dobbiamo comportare se il sistema ci dà un errore. Allora, segnalatelo all'help desk. Segnalateci il tipo di errore che vedremo da che cosa dipende. Allora, mi chiedono anche a chi segnalare il problema di accesso se non si è censiti. Allora, dipende da chi ha il problema di accesso, nel senso che se non riuscite, se nessuno dei vostri utenti dell'ente riesce ad accedere come amministratore di ente o struttura SWAP, a seconda che dobbiate accedere ad un ente terzo o ad uno sportello, questo è un problema che va segnalato all'amministrazione, perché dobbiamo verificare come mai, che provvederà ad inoltrare la segnalazione a noi. Se invece il problema è relativa ad un operatore che dovrebbe accedere con ruolo di responsabile SWAP o operatore SWAP oppure operatore di ente terzo, sarà lo stesso amministratore dell'ente terzo, una volta che il sistema va in produzione, a correggere la configurazione. Allora, non è necessario avere la PEC per la configurazione dell'utente. Nella casella della PEC indicate la mail, semplicemente, però che il campo è obbligatorio. Quindi nella casella della PEC indicate la mail. Si può modificare anche solo la denominazione di un ente terzo se questa denominazione non è stata corretta. Allora, mi chiedono anche se per utilizzare una piattaforma da dipendente pubblico devo utilizzare le mie credenziali private, cioè le dovete utilizzare per l'autenticazione, cioè, perché la modalità di accesso alla piattaforma è tramite l'Access Manager e l'Access Manager prevede tre modalità di autenticazione, SPID, la tessera sanitaria e per ora, ma
È una modalità di accesso che sarà dismessa l'IDM. Ok, volevamo solo rassicurare che comunque manuali e tutto ciò che serve appena pronti verranno comunque pubblicati, li troverete sicuramente nella intranet attuale, in modo che possiate fare tutte le verifiche di cui avete necessità. Stavamo riflettendo appunto con la collega adesso di fare anche tutto un elenco di FAQ, sia quelle che sono state fatte oggi che verranno fatte in questi giorni appunto per aiutarvi. Poi verrà pubblicato quasi sicuramente anche un elenco di corrispondenza tra i vecchi endoprocedimenti e le nuove classi di intervento di procedimento, perché saranno un po' meno, verranno raggruppati in modo più semplice e funzionale. Questo lo stesso lo pubblicheremo in modo che voi possiate verificare quello che vi stiamo chiedendo oggi, cioè verificare che il vostro ufficio sia collegato alla corretta classe di procedimento. I manuali verranno resi disponibili appena possibile, cioè non abbiamo un termine, stiamo andando in corsa a tutti quanti, quindi Martedì. per martedì ci saranno, dovrebbero essere online. Adesso verifichiamo, cercheremo di fare il massimo nella comunicazione, cercheremo di appunto pubblicarli su più parti, su più punti, in modo che voi non trovandoli da una parte li troviate anche da un'altra. In ogni caso, tutti i dubbi potrete mandare comunque una mail al coordinamento.swap@ragione.it. Poi sarà nostra cura indirizzare un po' tutto. Tenete conto che la migrazione dal vecchio al nuovo ci sarà, come endoprocedimenti, come uffici, come collegamento. Quello che vi stiamo chiedendo è di verificarla, perché gli errori ci possono sempre essere nella migrazione. Non sarà, non dovrete configurarvi ex novo tutto, però dovrete verificare che gli utenti, i vostri utenti siano collegati agli uffici corretti e gli uffici siano collegati agli endoprocedimenti corretti. È questo che vi stiamo chiedendo. Verificate, verificate, verificate tutto, in modo che il 4 marzo siamo tutti più sereni. Poi si potrà sicuramente continuare a modificare anche successivamente. Però sarebbe meglio che ognuno facesse il suo pezzetto, ognuno verificasse il proprio, partendo dal principio che la fotografia dal vecchio al nuovo sarà fatta, però siccome esistevano gli endocomunali, siccome esistevano delle personalizzazioni, sono quelle che ci preoccupano di più, che siano eventualmente saltate. Allora, perfetto, ringrazio tutti. Volevo comunque, se potete scrivere la mail del coordinamento SWAP, me lo chiedono in chat. Vi ringrazio tutti, vi voglio rassicurare anch'io le slide, la registrazione e le domande alle quali non sono riusciti a rispondere per motivi di tempo. Comunque tutte le domande le troverete per iscritto nei prossimi giorni, dando tempo ai relatori di poterle appunto scrivere. Appena arriverà il file, troverete tutto quanto in piattaforma nella quale vi siete iscritti. Da oggi pomeriggio troverete anche le slide e la registrazione. Dunque, ringrazio ancora Giovanni Coino, Caterina Lelli e il coordinamento SWAPE. Ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ci vediamo per i prossimi appuntamenti dei prossimi webinar del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento.